Buonasera e benvenuti a questo webinar offerto da WeBank. Io mi chiamo Pietro Froio, sono consulente finanziario di Banco BPM e in particolare di WeBank. Benvenuti a questo secondo appuntamento in cui parleremo di certificati. Con me, di nuovo per la seconda volta, ringrazio di essere qui il collega Alberto Amiotti. Grazie a te, Ciao. Pietro, grazie per l'invito. Allora, la scorsa volta nello scorso webinar abbiamo parlato di certificati a A capitale protetto, capitale diciamo. protetto, scusate, Sì. lapsus, mentre oggi invece parleremo di certificati. Esatto. Capitale protetto in modo condizionato. Vediamo cosa vuol dire, vediamo di capire di caro nella realtà e di capire cosa vuol dire. Allora, come prima di cominciare, spiego un attimo che cos'è WeBank, il prodotto di WeBank, il conto corrente di WeBank, per chi non lo conoscesse, oppure per chi fosse già cliente magari, o cliente da poco e lo conoscesse poco. WeBank è il conto corrente dedicato un po' al trading, agli investimenti, completamente online di Banco BPM, che è quindi il terzo gruppo bancario italiano. Un conto corrente zero spese, in quanto zero costi di apertura conto, zero costi di tenuta conto, zero costi di chiusura conto, zero costi per il deposito titoli. In più c'è una piattaforma di trading dedicata, la T3 di WeBank, proprietaria, quindi è solo di WeBank, che adesso magari utilizzeremo nel corso del webinar. Per maggiori informazioni riguardo appunto all'apertura di conto e ai vari servizi di trading che WeBank può offrire, vi invito a contattarmi ai recapiti che adesso metto in sovraimpressione. Potete chiamarmi al 345-6270-990 oppure mandarmi una mail a pietro.froio@promotori.bancobpm.it oppure in maniera abbastanza veloce se utilizzate i social, c'è anche una pagina Facebook dedicata, che è quella appunto con mio nome e cognome, dove oltre agli eventi di WeBank ci sono anche vari articoli di finanza, mercati o quant'altro. Questo, come potete vedere cliccando sulla pagina di WeBank e eventi e corsi, è il secondo appuntamento dedicato alla formazione sui certificati. Appunto, parleremo di certificati e protezione condizionata del capitale. Il terzo appuntamento sarà Il il 4 4 marzo. marzo, quindi la settimana prossima, Esatto, giusto? esattamente. Il E problema del per fatto è che i certificati sono uno strumento quindi molto flessibile, ecco, vediamo di capire perché lo sono. Esatto, e per chi non si fosse iscritto e fosse interessato, può comunque andare sulla pagina degli eventi e corsi di WeBank e iscriversi. Per chi fosse interessato invece al webinar precedente che abbiamo registrato, può mandarmi una mail o telefonarmi e provvederò a mandargli la registrazione. Detto questo, io vi auguro un buon proseguimento e passerei, entrerei nel vivo dell'argomento passando la parola ad Alberto. Per Ok. qualsiasi domanda potete scriverle sulla chat, io provvederò a girarle ad Alberto e quindi che vi risponderà. La presentazione qui. La presentazione la prendiamo subito, scusate, il Ah, bello della niente. diretta. Mi Sì. sono dimenticato io. Ah, ok, Ok. ecco. Ok. Allora, Finisco vai, solo Pietro. il certificato che ci aveva mandato l'ascoltatore la volta precedente, siccome era in quello IT00053990008, questo era l'IBAN, non l'abbiamo trovato perché è in collocamento e quindi Sì, era appunto. quello in collocamento, quindi non è ancora quotato, può essere acquistato presso le banche del Che del gruppo Banco gruppo. BPM a 100, perché è attualmente in Esatto. collocamento. E successivamente sarà sul Successivamente mercato sarà quotato sul mercato, secondario e diciamo quindi. Ok. indicativamente a metà marzo sarà quotato. Allora, Entriamo nel vivo. entriamo nel vivo, esatto. Oggi è un momento particolare, lo sappiamo tutti, siamo in piena emergenza coronavirus e i mercati riflettono questa condizione. Allora, noi proprio per calare questa presentazione in questo momento, siamo partiti da qua. Abbiamo visto che cosa hanno fatto S&P 500 e lo Stoxx 50, cioè Europa e America, nell'ultimo decennio. Vedete che hanno espresso un trend
in crescita, diciamo in modo abbastanza lineare, S&P 500, un po' più accidentata l'Europa perché c'è stata la crisi dei debiti sovrani nel 2012 e poi un momento tra il 2015 e il 2016 in cui si sono diffusi timori sulla tenuta dell'economia cinese. Quindi sono stati dei picchi di volatilità a cui hanno corrisposto delle discese dei mercati. Però in entrambi i casi il trend del mercato è crescente. È anche vero che se dovessimo esprimere dei multipli sui mercati, i multipli sui mercati americani sono nettamente più elevati, per esempio in termini di price earning rispetto a quelli europei, e quindi potrebbe essere anche secondo alcuni che i mercati americani sono, diciamo, valutati meglio o sopravvalutati rispetto a quelli europei, che sono ancora a sconto, anche se non tutti sono d'accordo. Diciamo che la cosa può essere avvenuta anche per il fatto che dentro S&P 500 ci sono più titoli tecnologici e healthcare, che sono quelli che hanno conosciuto la maggiore così espansione e salita di prezzo, mentre all'interno di Stoxx 50 ci sono titoli della old economy, se volete, finanziaria ed energia, quindi hanno risentito appunto del fatto di non avere conosciuto una grande espansione. Comunque, venendo a noi, al momento industriale. Esattamente. Venendo a noi, diciamo, in questo momento siamo in una situazione in cui entrambi gli indici hanno mostrato i mercati dei picchi di volatilità. Ecco, quindi proprio in questo contesto i certificati sono uno strumento particolarmente idoneo. Perché? Perché abbiamo visto anche l'altra volta che un certificato non è altro che uno strumento che ti consente di accedere al mercato avendo delle tutele che un investimento diretto non ti darebbe. Quindi, a maggior ragione rispetto a queste situazioni di incremento della volatilità, sono uno strumento proprio che chi vuole affacciarsi ai mercati azionari senza correre per intero i rischi che il mercato ti attribuisce può sottoscrivere tranquillamente. Allora, riepiloghiamo un attimo. La volta scorsa avevamo visto i certificati che hanno una protezione a scadenza del capitale investito, cioè quelli che in ogni scenario di mercato, salvo ovviamente il default dell'emittente, che ovviamente neanche consideriamo perché sarebbe negativo per noi per primi, comunque ti consentono di ottenere a scadenza una quota percentuale del capitale investito, anche 100%, 90% o 95%, cioè quanto è stabilito in partenza. Quindi questi sono adatti anche a clienti con una propensione al rischio relativamente contenuta. Oggi invece vediamo quelli a protezione cosiddetta condizionata. Cosa vuol dire? Vuol dire che il capitale ti sarà restituito a scadenza, quindi ti saranno restituite 100 a scadenza, nel caso in cui il sottostante non raggiunga un livello di barriera prestabilito. Tipicamente i certificati li abbiamo emesso noi, era intorno al 60%, quindi è un livello di barriera, capite, che può essere anche abbastanza prudente, perché vuol dire che il sottostante, che nella maggior parte dei certificati emessi da Banca Akros è un indice azionario, dovrebbe perdere circa il 40%. Allora, vediamo che differenza c'è, che è tanto, abbiamo visto che, esatto, in un anno veramente molto negativo tra il 2015 e il 2016, in cui i mercati hanno avuto una flessione notevole, FTSE MIB ha perso circa il 29%, esatto. Questo è stato un anno veramente pessimo quello. Anche perché, cioè, se per un titolo singolo, a causa, diciamo, a causa di una notizia di finanza straordinaria o certo, comunque qualsiasi cosa, può essere che un titolo, può succedere che un titolo perda il 40%, un indice che è composto da diversi titoli, a maggior ragione c'è un ascoltatore che ci chiedeva che cos'è l'S&P 500 e perché 500, quindi sì, è l'indice dei 500 titoli americani azionari a maggiore capitalizzazione. Sì. E quindi, certo, essendo che sono 500, magari uno può perdere il 40%, 2, 20, 50, proprio tutti i 500 in modo tale che l'indice perda, certo, il 40%, è un evento che, sì, possiamo definire abbastanza improbabile. Ma è piuttosto improbabile. Comunque, cioè, gli indici tipicamente hanno una volatilità inferiore, esatto, alle azioni che li compongono. Dicevo, vediamo di capire la differenza tra certificati a capitale protetto e quelli a capitale protetti in modo condizionato. Guardiamo un attimo questi due grafici. Quello di sinistra è quello che abbiamo visto la volta precedente, no? Molto semplice.
fino al 90% del sottostante tu hai comunque 90, se la protezione è 90, se fosse 100%. Questa l'abbiamo visto l'altra volta. L'abbiamo visto l'altra volta. E poi partecipi alla perdita del sottostante nella stessa misura da 90 a 100. O se hai 100 avrai comunque sempre 100. A destra invece abbiamo quelli a protezione condizionata, quelli di cui parliamo oggi. Quindi ci soffermiamo un attimo su questo grafico. Allora, abbiamo messo insieme due tipi di payout qui. Vediamo il primo. Quello con barriera 60%, il certificato è la linea azzurra, il sottostante è la linea rossa. Allora, tu a scadenza hai il rimborso del capitale che hai investito se il sottostante è superiore al 60% del suo valore iniziale. Quindi in questo caso tu sei a 100 e devi avere tutto il capitale investito oltre ai proventi che il certificato produce, che vedremo successivamente. Altrimenti hai esattamente il sottostante. Vedete che c'è coincidenza tra la linea blu e la linea rossa. Cioè se sei sotto il 60 avrai 50%, 40-30, in teoria anche 0 se il sottostante andasse a 0, che è un'ipotesi più di scuola, ma comunque è così. Se il sottostante andasse a 0 avresti 0, ovviamente. Ecco, è possibile però che in certi certificati, pura protezione condizionata, questo profilo di rischio sia attenuato. In che senso? Nel senso che tu comunque fino al 60% hai 100, sotto il 60%, cioè se il sottostante tocca la barriera scadenza, avrai non esattamente il sottostante, ma il sottostante più qualcosa. Questo qualcosa, come vedete, è il complemento a 100 di questo 60, no? Quindi avrai che la tua perdita è attenuata nella misura di quel 40%, cioè nell'ipotesi estrema, se il sottostante fosse 0, tu avresti 40%. Se il sottostante fosse 50, incasseresti 90, quindi. Per cui ci sono certificati pura protezione condizionata che ti consentono di attenuare la perdita in questa misura. Quindi, di fatto, dicevamo, 60%, che è un esempio questo, ma è presente nella maggior parte dei nostri, è una barriera che rispetto a un indice potrebbe essere abbastanza prudente. In più, in alcuni certificati tu hai anche questa forma di protezione, di attenuazione ulteriore delle perdite, che è una specie di minimo garantito, perché tu, più anche se il certificato andasse a zero, non potresti mai avere meno del 40%. Allora, quindi, se la nostra azione, quando compriamo il certificato, la nostra azione vale 10. Esattamente, la nostra azione o indice. Indice, sì, azione certo. Sottostante vale 10. Vale 10. A scadenza, se vale da 6 a 10, noi prenderemo tutto il capitale. Nominale. Tutto il capitale nominale investito. Meno di 6, prenderemo come il certamente subisci la stessa perdita del sottostante. La stessa perdita. Se è previsto questo attenuazione della perdita, hai il sottostante più qualcosa, questo complemento a 100 della più 1, più 2, più 3. Se fosse 80 avresti più 20, naturalmente, certo. No? Quindi, okay. Sono due forme di rimborso del capitale a scadenza che corrispondono entrambe alla protezione condizionata. Allora, il certificato più tipico di questo tipo è il cosiddetto equity premium. Ne sono stati emessi molti, è un certificato che la clientela, la nostra clientela, ma in generale la clientela apprezza molto, perché ti paga delle cedole periodiche se il sottostante supera un valore di soglia cedola che tipicamente è inferiore al valore iniziale, per esempio potrebbe coincidere con la barriera di essere 60%. Quindi capite che con questo livello le cedole che ti vengono pagate sono molto probabili, perché affinché non ti venga pagata una cedola il sottostante dovrebbe perdere più di 40%. Quindi queste cedole periodiche che ti vengono pagate di anno in anno sono abbastanza probabili, quindi l'opzione ovviamente digitale sottostante costa di più. A scadenza invece c'è quel tipo di payout che abbiamo visto prima: se il sottostante a scadenza supera il 60%, tu avrai 100 più la cedola eventuale che ti viene pagata. Se il sottostante a scadenza invece è inferiore al 60%, tu avrai il sottostante. Quindi è un certificato, adesso vediamone anche un grafico, ecco. Che, esatto, così lo fissiamo proprio, si comporta di fatto in questo modo. Cioè, vedete il payout a scadenza, che può essere nel grafico di sinistra. Allora, se il sottostante è superiore alla barriera, poniamo che sia 60%, perché nella maggior parte dei nostri lo è, tu hai a scadenza 100 più la cedola prevista.
tipicamente sono anche cedole appetibili perché corrispondono a un rischio elevato, più elevato che tu assumi in termini di rimborso, certo, del capitale. Sempre per la stessa rischio. Certamente, rischio di rendimento. Cioè assumiamo più rischio, quindi la nostra cedola è più elevata rispetto a quello di un equity protection, ovviamente. Invece per valore del sottostante inferiore alla barriera, tu hai il sottostante. Ovviamente per fare un discorso così che ci fa comprendere la logica del prodotto, quanto più elevata è la barriera, tanto maggiore è il rischio che venga toccata, no? Nel, certo, senso che se la barriera fosse 80-90%, è più probabile che tu la vada a toccare. Quindi a questo maggior rischio cosa corrisponde? Migliori condizioni. A una barriera più elevata, a parità di tutte le altre condizioni, corrisponde una cedola più elevata. Ed è il grafico di destra, no? Penso di far vedere se la barriera si sposta verso destra, se è più elevata, a parità di tutto il resto, aumenta la cedola. Esattamente. Noi alziamo, esatto, l'asta, quindi è più probabile che magari facciamo un errore. Esattamente, esattamente. Quindi vi dicevo, questo è uno dei certificati che abbiamo emesso di più insieme agli equity protection e che è particolarmente apprezzato dalla clientela. Anche perché di fatto abbiamo visto la volta scorsa che il prezzo di un equity protection non varia molto a valore sottostante, perché comunque tende a quel 100 a scadenza, che è il capitale integralmente protetto oppure parzialmente protetto. Qui invece, se il sottostante sale, di fatto diventa, essendo la soglia cedola tipicamente inferiore al 100%, 60% o la barriera al 60%, diventa sempre meno probabile che venga toccata. Quindi se sale il sottostante, il certificato ne beneficia maggiormente rispetto a un equity protection. Però in modo speculare, ovviamente, se scende il sottostante, il certificato ne è penalizzato, ma è logico, perché aumenta la probabilità che venga toccata la barriera a scadenza, naturalmente. A più delta, potremmo dire. Esattamente. Quindi, di fatto, una domanda che mi fanno spesso è questa: ma come, il sottostante perde 20%, il certificato è sotto la pari? Certo, perché anche se a quel livello tu comunque incasseresti tutte le cedole, compreso il capitale a scadenza, ovviamente quanto più scende, tanto maggiore la volatilità del sottostante, tanto più è probabile che la barriera venga toccata a scadenza. Quindi questo certificato ti dà dei maggiori benefici in termini di aumento del prezzo o diminuzione del prezzo, cioè aumento del prezzo rispetto all'equity protection, però ti espone a un maggior rischio anche quando il prezzo, il sottostante diminuisce e di conseguenza il prezzo del certificato diminuisce. Ecco, la seconda tipologia di cui volevo parlarvi è l'equity premium autocallable, che non è altro che una variante dell'equity premium che però ha la clausola di autocallability. Cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente a certe condizioni il certificato ti viene rimborsato a 100 e tipicamente viene anche pagata una cedola. Nel senso che, per fare un esempio, ci può essere un certificato che ha una barriera scadenza pari, poniamo, a 80% e di anno in anno paga delle cedole periodiche nel momento in cui viene rimborsato se il sottostante supera il valore iniziale. Cioè, se il sottostante supera il suo valore iniziale, cioè 100%, tu incassi la cedola prevista e il certificato ti viene rimborsato contestualmente. Quindi in un periodo di tempo relativamente contenuto tu realizzi un rendimento superiore rispetto ai livelli di mercato. La cosa bella è che queste cedole possono avere anche il cosiddetto effetto memoria, cioè se tu non le incassi il primo anno, quindi il certificato va avanti, il secondo anno, quando si verificasse la condizione per cui il sottostante supera il valore iniziale, tu incassi la cedola del secondo anno più quella del primo, cioè se questa cedola fosse 5 tu incassi 10 e così via fino all'ultimo anno. Cioè se il certificato non ha mai rimborsato anticipatamente e tu ce l'hai ancora l'ultimo anno e la condizione per cui il sottostante superi il 100% del valore attuale si verifica l'ultimo anno, tu andrai ad incassare 25%, cioè l'ultima cedola 5 più tutte quelle precedenti che hai tenuto in memoria. L'importante, possiamo dire, che rimanga al di sopra delle condizioni del valore iniziale, almeno per una volta. Almeno per una volta, posto che
realizzare il 5% dopo un anno, 25% dopo 5, dal punto di vista finanziario è uguale, sì. Però è una cosa positiva per te, ovviamente, no? Poi c'è una barriera 80%, poniamo, tipicamente sono 80% per questo tipo di certificati, vuol dire che tra 80 e 100 tu comunque incassi 100, quindi c'è una protezione del capitale condizionata, cioè vuol dire che non sei nello scenario migliore per te, no? Ti è andata non benissimo, però comunque hai investito 100, hai incassato 100 a scadenza. Lo scenario peggiore è quello che si verifica quando il sottostante è inferiore a questa barriera a scadenza che è 80%. In questo caso, con questi certificati, tu incassi il sottostante più il complemento a 100 della barriera, cioè c'è un'attenuazione della perdita. Incassi, quindi, se il sottostante è 60%, incassi 80. Se il sottostante è 70, incassi 90. Se il sottostante fosse 0, caso di scuola, incasseresti 20%. Quindi c'è quel meccanismo di attenuazione che abbiamo visto prima. Qui c'è il grafico di cui abbiamo parlato, di fatto. Ecco, questo, quello di sinistra, è il rimborso del capitale a scadenza. Vedete, abbiamo messo dei trattini meno spessi rispetto alla somma delle cedole. Perché? Perché vuol dire che siamo arrivati a scadenza, quindi non è mai stata pagata nessuna cedola, però qui c'è l'effetto memoria, la cedola che viene pagata, esatto, è 5 volte la cedola prevista annualmente. Diciamo che questo, diciamo, potrebbe sì. essere nel caso in cui la somma di tutte queste. La somma di tutte quelle cedole, ovviamente. Okay. E qui, ormai l'abbiamo capito, anche in questo caso, a una barriera più elevata cosa corrisponde? Una cedola maggiore, perché ovviamente abbiamo detto già questi tipicamente hanno una barriera 80, quindi dal punto di vista della barriera sono più rischiosi rispetto a una barriera 60. Più la sposti verso il 100 e maggiori sono le cedole potenziali che tu incassi. Quindi più questa linea si sposta verso destra, cioè, quindi siamo meno garantiti, più rischioso perché è più probabile che tu la tocchi, la barriera, in questo esatto. caso vale a scadenza, e più salgono le cedole previste. Andiamo avanti, poi vediamo tutte le domande dopo. Oggi ci concentriamo sulle descrizioni un po' tecniche di questi certificati, che però appunto è importante capire, ecco, vediamo un po' come funzionano. Parliamo di bonus. Allora, il bonus è un certificato che non prevede delle cedole periodiche, quindi qui abbiamo un payout a scadenza che è di questo tipo, c'è una barriera. La barriera, in quelli che abbiamo messo noi, tipicamente è una barriera che è continua. Cosa vuol dire? Vuol dire che vai a verificare ogni giorno che il sottostante non tocchi appunto quel livello di barriera. Quindi una barriera continua è più rischiosa rispetto a una discreta, cioè una che vale in un giorno solo a scadenza. Certo. Comunque potrebbe essere anche discreta la barriera. Cioè perché? Perché vuol dire che se il sottostante non tocca mai il livello di barriera, per esempio il 60%, tu a scadenza hai un beneficio che è un interesse minimo garantito. Quindi la discreta è una fotografia. La discreta vuol dire che vale tutti i giorni. La continua vale tutti i giorni. La discreta vuol dire che vale in un giorno solo. È una fotografia. Esattamente. In un dato giorno. Che è un po' come quando ci prendono l'imposta di bollo sui. Sì, che potremmo dire quello. Infatti. Dopo i tuoi titoli, che infatti, è una fotografia in quel esatto. momento. Quella discreta, diciamo, è in un solo giorno. Quella continua, quindi, come diceva Pietro, si fa una foto a scadenza. Quella che invece è il contrario, come l'imposta di bollo sul conto corrente, quella continua. Perché quella va a vedere il controvalore meglio. Sì, esatto, tutti no? i giorni. Abbiamo paragonato le tasse. Sì, esatto. No, niente, quindi appunto se la barriera non viene toccata, che sia scadenza o che sia continua, tu hai comunque un beneficio a scadenza che è il cosiddetto bonus, interesse minimo garantito. Questo bonus può essere anche un cap, cioè può essere il massimo che tu puoi avere, ma può essere anche non il massimo, semplicemente un interesse minimo garantito, ma se il sottostante fa meglio di quello avrai di più del sottostante, cioè il fatto che non venga toccata la barriera ti attribuisce un beneficio di avere, comunque vada il mercato, un interesse minimo garantito a scadenza. Vuol dire che il mercato potrebbe perdere, se la barriera fosse 60, potrebbe perdere anche 30%, ma tu comunque a scadenza avrai un interesse minimo garantito che
tipicamente appetibile, no? Perché ti sei assunto un rischio. Certo. Quindi hai un rischio che è quello che il sottostante non tocchi mai la barriera, discreto, continuo che sia. Ovviamente una barriera continua corrisponde a un bonus più elevato, naturalmente. Una barriera discreta ha un bonus più contenuto. Vediamo anche questi grafici che sono sempre abbastanza chiarificatori. Qui abbiamo un bonus, il payout a scadenza di un bonus a sinistra, quindi abbiamo il bonus che è l'interesse minimo garantito, che in questo caso non è anche un cap, vuol dire che se il sottostante è superiore a questo livello di barriera... Il sottostante, ricordiamo che è la linea rossa, no? Esattamente. In questo caso si sovrappone, però questo è il sottostante. Sì, certo. Tu avrai il bonus se è superiore al livello di barriera, altrimenti avrai il sottostante, perché vedete che qui c'è la linea verde e la linea rossa che si sovrappongono. Comunque qui non è previsto un cap in questo grafico e per valore del sottostante superiore al bonus tu hai più del bonus, no? In altri di questi certificati il bonus è anche un cap, cioè non potrai mai andare oltre questa linea orizzontale. Comunque sia, ti attribuisce un vantaggio questa linea, perché il sottostante potrebbe anche perdere 30%, 35% se la barriera fosse 60 e tu avresti comunque questo bonus a scadenza. L'abbiamo visto qua. Esatto. Se da 100... Scusate, no, da bonus, a barriera noi abbiamo comunque... Esatto, in questo caso tu, siccome il bonus non è un cap, tu praticamente da livelli del sottostante fino al bonus, cioè fino alla barriera, hai il bonus, sopra il bonus hai il sottostante. Diciamo che praticamente l'unico caso, il caso più sconveniente è quando il sottostante... è inferiore alla barriera... allora tu li perdi il beneficio di avere un interesse minimo garantito a scadenza. Esatto. A destra è ormai il ragionamento che abbiamo fatto in precedenza, che ormai è sempre lo stesso, ma è importante farlo, cioè per a parità di tutte le altre condizioni a una barriera più elevata corrispondente a un bonus maggiore, perché è sempre più probabile che venga toccata la barriera. Se tu la sposti verso destra, ovviamente che sia continuo o discreta, è più probabile che tu vada a toccarlo. Potremmo anche dire che se questa barriera fosse continua anziché discreta, questo bonus aumenterebbe, perché il rischio è più elevato. Ricordiamo che la barriera continua è rilevata quotidianamente. Tutti i giorni c'è una verifica che il sottostante non vada al di sotto del livello di barriera. Esattamente quello. Ma perché magari per chi la prima volta che... No, ovviamente non ti rendo conto che sono concetti che un attimo elaborati, vanno un minimo metabolizzati. Esatto. Vediamo l'ultimo tipo di payout, altrimenti ecco, ci sovraccarichiamo di nozioni. Allora, è il twin win, magari avete sentito parlare, anche un bel nome. Il twin win è per certi versi analogo al bonus in termini di barriera, nel senso che la barriera può essere continua o discreta, cioè vale per tutta la durata del prodotto oppure in un giorno solo a scadenza. Se diciamo non si è verificato questo evento barriera, cioè la barriera non è stata toccata, allora a scadenza l'investitore ha un beneficio. Qual è questo beneficio? Il beneficio è che partecipa alla performance negativa trasformandola in positiva, cioè vuol dire che trasforma di fatto le perdite in utili. Andiamo a vedere il grafico che magari rende la cosa più chiara. Okay. Allora, noi qui siamo nello scenario in cui la barriera non è stata toccata a scadenza. Ok, questa è la barriera, no? Il questa è la barriera. Per tutta la sua vita non ha non mai l'ha mai trovato la barriera. Cosa succede? Succede che se il certificato, cioè il sottostante, sale, ha un andamento positivo, tu benefici di questo andamento, esatto, in questo caso in modo linearmente. Se però il sottostante ha un andamento negativo, tu ne benefici lo stesso in senso positivo. Quindi questo è il bello, cioè trasforma le perdite inutili a condizione però che il sottostante non abbia mai toccato questo livello di barriera, perché se invece questo è avvenuto, tu a scadenza hai il sottostante. Quindi il caso migliore è che comunque il sottostante cresca, così ho beneficio di inerzia. Certamente. Ma però se faccio canestro, esattamente, se la barriera non viene toccata, e il sottostante non cresce troppo, allora avrò lo stesso un rendimento. Sicuramente. Qui tu però ti aspetti o scommetti sul fatto che il sottostante si muova, no? Sì. Perché se non si muovesse, ovviamente non subiresti una perdita, ma non saresti molto contento, perché se fosse 101% ovviamente o 99% tu hai
comunque più 1%, cioè devi scommettere che il sottostante si muova molto, no? Rispetto al valore iniziale. Se si muove molto, è per questo che volevo dire canestro, perché deve avere certo. Volatilità, però non deve averne troppa, perché se ovviamente, poi ne ha troppa ci fa sotto la barriera. Sì, fa sotto la barriera, ma poi se comunque il sottostante rimane molto vicino al valore iniziale, tu hai poco, esatto. Ecco, ovviamente. Ecco, qui il discorso, magari è importante fare il discorso di prima, se la barriera diciamo è più elevata, cosa ho di meglio qui? Quindi ho più rischio. Ho più rischio, ovviamente. Di meglio il fatto che io partecipo in misura superiore al 100%. Vedete che questo angolo, che qui era lineare, qui è un angolo di 45 gradi, si stringe. Cosa vuol dire? Vuol dire che io partecipo ai movimenti up e down del sottostante più del 100%. Esattamente, hai un effetto leva. Perché? Perché a parità di tutte le altre condizioni, ha una barriera più elevata, corrisponde per esempio la partecipazione up e down maggiore, quindi puoi partecipare in misura superiore al 100%. Quindi ho più rischio perché mi può andare sotto la barriera, ma viene remunerato con un effetto leva. Se la barriera si alza ovviamente hai sempre esatto. Più rischio, però viene remunerato avendo, come dire, una maggiore partecipazione up o down ai movimenti del sottostante. Anche sì, anche nel caso in cui, come dicevamo prima, sopra la barriera ma sotto il 100%. Certamente, certamente. Okay. Quindi io direi che allora, qui abbiamo un po' riepilogato alcune caratteristiche dei certificati che abbiamo visto la volta scorsa, gli equity protection, stavolta gli equity premium. Se io voglio, diciamo, puntare al rialzo senza correre troppi rischi, allora vado su un equity protection, nel senso che partecipo alla performance positiva del sottostante o con cedole o a scadenza, senza assumere il rischio di perdere il capitale oppure di perdere una quota di capitale che io so già in anticipo. Quindi per puntare al rialzo senza assumere troppi rischi vado su un equity protection. Se invece voglio sempre puntare al rialzo ma beneficiando anche di un'eventuale fase di discesa, allora posso andare sui certificati che abbiamo visto adesso, che sono l'equity premium, il bonus e il twin win, nel senso che traggo profitto anche da un andamento moderatamente negativo del sottostante, perché ottengo cedola periodica con l'equity premium, rendimento minimo a scadenza con il bonus, trasformazione di perdite in utili con il twin win, ovviamente a fronte di una porzione del capitale che è condizionata, certo. Quindi mi attribuisce un rischio maggiore. Con l'equity premium autocallable io di fatto posso guadagnare delle cedole appunto appetibili anche quando il mercato esprime un trend laterale, no? Nel senso che io ho il rimborso del capitale investito più la cedola prevista con l'effetto memoria quando il sottostante supera il valore iniziale. Certo è che però il capitale a scadenza è comunque condizionatamente protetto, quindi comunque io assumo il rischio che a scadenza possa incassare di meno del capitale. Tipicamente in questo c'è quel meccanismo di attenuazione della perdita per cui ho il complemento a 100 della barriera, per esempio sulla barriera 80-20, in più rispetto al sottostante. Gli ultimi tre grafici dicono la stessa cosa, di fatto, che la volatilità in termini di prezzo sul secondario ha sempre un impatto negativo su questi certificati, no? In modo significativo, perché? Perché quando aumenta la volatilità, come dicevo, anche se il sottostante rimane all'interno del range per cui io comunque incasso cedole, certo, o capitale a scadenza, diventa più probabile che io vada a toccare la barriera a scadenza o nel durante. Quindi l'aumento della volatilità per tutte queste tipologie di certificati ha un impatto negativo sul loro valore sul secondario. Quindi ovviamente mi espongono a un rischio di oscillazione di prezzo maggiore rispetto agli equity protection. Viene prezzata la probabilità che lo sottostante possa toccare, espressa proprio dalla volatilità. Io direi che abbiamo già espresso molti concetti oggi, quindi io mi fermerei qui, lascerei lo spazio alle vostre domande, se ce ne sono. Ma io ti volevo chiedere, mentre sì, magari, siccome ci hanno chiesto un po' come trovarli, io ti magari volevo... sul nostro sito? No, adesso vado, sì, vado ah, sul ok, sito, okay, sul sito. Sì, andiamo sul sito, esatto. Volevo chiederti un po', magari, quali sono secondo te quelli che si possono adattare bene a determinati tipi di sottostante, magari azionario, a indici o... Allora, noi diciamo ultimamente stiamo emettendo, proprio per contenere il rischio, di fatto, equity premium
occupa un premium, perché sono la stessa cosa, il nome precedente, su indici azionari. Quindi di fatto ce ne sono diversi indici azionari, gli indici sono i più comuni, no? Io sto 50, FTSE MIB, S&P 500, FTSE 100, cioè abbiamo, io direi che nel momento in cui si individua un indice per il quale si ritiene che un cuscinetto del 40% possa essere, come dire, sufficiente per le nostre così valutazioni, allora possiamo assumere il rischio che questo indice possa perdere un certo ammontare, che è appunto la percentuale del 40%. Magari la prossima volta, l'avevamo già previsto, vediamo proprio alcuni certificati in termini proprio di codici ISIN per i quali il sottostante è distante dalla barriera, non so, di più del 30%, per esempio, cioè vuol dire che al momento attuale, per toccare la barriera, dovrebbe percorrere ancora un po' di strada, per esempio 30-40%. Quindi, se investitore, come dire, assume il rischio che appunto il sottostante, che tipicamente un indice, perda più del 40%, allora può investire in questi certificati con una certa tranquillità, no? Sapendo in partenza qual è il rischio che sta assumendo. Allora, per chi fosse cliente WeBank o comunque fosse interessato ad aprire il conto corrente, ricordiamo che comunque non ci sono spese, non c'è neanche un versamento minimo, quindi è un prodotto che si può provare tranquillamente senza nessun impegno finanziario. Comunque, per chi avesse già il conto, può entrare nella sua area privata, appunto il conto corrente, cliccare su trading, come abbiamo visto l'altra volta, andare sotto a cliccare su mercati e quotazioni, covered warrant e certificates, andiamo a cercare quindi i certificati. L'altra volta abbiamo visto quelli a capitale protetto garantito, invece questa volta andiamo a cercare quelli a capitale condizionatamente protetto. Esatto. E tra qui abbiamo tutti quelli, bene o male, che abbiamo visto. Sì, di fatto gli express sono gli autocall, quelli che quindi abbiamo visto, i cash collect sono equity premium, quelli che noi chiamiamo anche coupon premium. Quindi automaticamente potete andare a selezionare quelli che sono, in base alla scadenza, al bonus, alla barriera, come potete vedere. Certo, no? Certamente. Bonus su sottostante. Allora, la descrizione del... prendiamone uno così. Sì. Allora, la descrizione è la descrizione del certificato. Quindi, emittente Banca Akros, il sottostante in questo caso è Enel Azione, è un bonus, certo, a scadenza 1/9/2020. Sì, questa è una scadenza abbastanza prossima, breve. Barriera del 60%, bonus 115. Sì, bisogna vedere appunto nelle caratteristiche del certificato qual è il livello di barriera rispetto appunto al valore iniziale quando era stato emesso il certificato. Quindi è una valutazione che va fatta uno per uno, ovviamente. Esatto. Con uno strike price, che non abbiamo detto in questo caso, di 5,04, che sì, si riguarda appunto Enel. E così voi potete andare a selezionare il tipo di certificato che preferite in base alle vostre preferenze, propensione al rischio o quant'altro. Sì, diciamo che qui abbiamo visto che il rischio per tutte queste tipologie è sempre quello espresso in una posizione condizionata. Esatto. Vuol dire che se uno vuole incassare cedole periodiche sceglie i cash collect, cosiddetti equity premium o coupon premium, se invece vuole incassare un minimo garantito scadenza sceglie il bonus, oppure se vuole questa trasformazione di perdite inutili sceglie twin win, ma sapendo che ha sempre un rischio a scadenza che il sottostante sia inferiore a questo livello di barriera, perché in questo caso diciamo ti va male più o meno, ma ti va male, no? Nel senso, quindi, che se il sottostante è inferiore alla barriera, tu a scadenza incassi o il sottostante oppure il sottostante più un complemento al centro della barriera, quindi attenuando una perdita che comunque c'è, ecco, a meno che sia molto vicino alla barriera, naturalmente. Quindi potete andare sul sito e in base alle vostre preferenze andare a cercare un attimo quello che... anche perché magari qualcuno li sta studiando per la prima, certo, volta, e quindi va a vedere esattamente che cosa abbiamo detto prima. Certo. Si riguarda la registrazione,
e alla fine riesce a mettere in pratica esattamente. Certo, poi vanno valutati uno per uno. Vanno valutati uno per uno. Magari ne vediamo qualcuno nel dettaglio. E ecco. se lo sceglie esattamente in base alla propria propensione al rischio, al sottostante che preferisce. Il nostro approccio in questo incontro è proprio quello di fornire gli strumenti per poterli valutare, per andare a cercare, esatto. Perché sono tanti e quindi ovviamente... Cioè, non è che possiamo consigliarne uno in particolare. No. Sulla T3... che è la piattaforma di WeBank, c'è la stessa finestra di ricerca titolo, noi andiamo a ricercare il titolo, in questo caso SD Certificate, certificati sul mercato del SEDEX, praticamente andiamo a vedere certificati di investimento su indici domestici, tipologia bonus, capitale protetto, express strutturati, col sottostante, esatto, come abbiamo visto prima, certificati da strike a scadenza a emittente, e quindi poi andiamo a cercare tutti gli emittenti. E da qui poi con la nostra funzione di cerca ci verranno tutti quelli che abbiamo una funzione di cerca un po' diversa, ma i filtri bene o male sono gli stessi, sono del sito. Sono molto efficaci questi filtri, esatto. Perché così isoli le tipologie che ti interessano. Nel caso in cui volessi andare anche a vedere quali sono quelli che hanno scambiato di più, me li posso ordinare per volume e quindi poi andare a scegliere in base anche al numero di trade o volumi che hanno scambiato, certo. E sceglierli. Quindi io direi che per oggi è tutto. Sì, andiamo sempre anche un po' oltre, diciamo, sempre il tempo un po' che oltre, ma vabbè. Sì, ci facciamo prendere la mano. Vi ricordo comunque che andando sul sito www.webank.it, pagina eventi e corsi, iscrizione al 4 marzo, cioè la settimana prossima, dove terremo il terzo appuntamento, sì, quello conclusivo, quello conclusivo. Come sia uno strumento efficace e anche flessibile, certificati. Esatto, quindi per chi è cliente può invece direttamente dall'area interna del sito eventi e corsi e andare sull'iscrizione che è autocompilante, quindi con due clic si iscrive. Qualsiasi informazione potete contattarvi di nuovo i miei recapiti al 345-6270-990 oppure scrivermi al pietro.froio@promotori.bancobpm.it oppure, se preferite, i social, anche sulla pagina Facebook Pietro Froio, anche per provare la piattaforma di trading la T3 in versione completamente gratuita di prova, appunto uno se la vuole provare per un mesetto, andare a cercare anche i certificati che gli interessano e quindi vedere un po' come fare. Detto questo, io vi saluto Alberto e lo ringrazio per essere stato con noi anche oggi. Vi auguro una buona serata e vi do appuntamento al prossimo webinar. Buonasera. Buonasera.